Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in Divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio Road to Glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione. Vi aspetto numerosi, ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory a modalità Dream Team di Football 2024. In questo nuovo video chiaramente continueremo la divisione 1. Io sono ad un passo dalla top 200, per la precisione sono 303esimo al mondo. Ma non solo, andremo a testare anche un nuovo modulo, lo avete letto nel titolo. Oggi, sorpresina al socio, andiamo a testare il modulo di Ale Benny, ovvero il mio socio. Prima di andare avanti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo contenuto, arriviamo almeno a 80 like e vi porto l'approfondimento sul modulo di Ale con le mie istruzioni che sono diverse da quelle che usa lui. Poi se invece volete vedere le istruzioni del socio andate sul suo canale, ho messo il tag nel titolo, quindi basta cliccare sul suo nome e si aprirà il suo canale. Tra l'altro fa contenuti molto interessanti, sempre migliori, quindi davvero se lo merita, correte numerosi. Però la domanda è, ragazzi, lui, il socio, questo modulo dice che è buono, lo acclama, effettivamente in mano a lui funziona, cioè gira, però in mano a me girerà? Con le mie istruzioni, che sono diverse dalle sue perché io ho un altro modo di giocare, un altro modo di vedere il gioco ovviamente, girerà? Non lo so, lo scopriremo in questo video. Come già detto ragazzi, se volete scoprire le mie istruzioni individuali, arriviamo almeno a 80 mi piace, ragazzi. Mentre se volete quelle di Ale, le trovate sul suo canale. Avversario trovato ragazzi, mi vado ovviamente a coprire gli occhi per non farmi condizionare. Allora, noi rimaniamo così, questo è il team del nostro avversario e andiamo in campo a testare questo nuovo moduletto. Io ho cambiato anche leggermente la difesa, lui mette due terzini mattatori, io non posso rinunciare a Maldini e Maicon, quindi qui lui mette un collante, io metto un incontrista perché col cavolo che tolgo Viera, qui è giusto come tiene lui, qua lui mette due opportunisti, io metto un giocatore chiave e un opportunista, più o meno uguale, raga, i movimenti sono gli stessi, molto simili perché Cruyff è skillato, lui mette Vinicius perché è skillato ovviamente. Mentre qua incontrista sviluppo, lui li mette al contrario, però non cambia niente. Andiamo in campo e vediamo che succede. Lo sapete ragazzi, io non è che provo i moduli degli altri, non li provo mai. È la prima volta che provo il modulo di un altro, è un homage che sto facendo al socio, diciamo, perché insomma se lo merita e poi ritrovo interessante, ha giocato contro di me, è interessante questo modulo. Siamo in campo ragazzi, prima partita dell'episodio, prima partita del giorno, prima partita col modulo di Ale, vediamo un po' che succede. Buona. Viera irrinunciabile. Molto lenti i giocatori, sta andando un po' in ritardo. Buona Viera, sempre lui. Peccato. No, peccato, devo passarla, Peccato. Sì, è passato. Dai.
più di tutto Virgil. Chiuso. Ma perché uso così tanto la corsa? Devo lasciare la corsa. Mamma mia, devo lasciare la corsa. Dai, dai. Non ci credo. Ragazzi, all'indietro ha fatto questo passaggio. Ragazzi, all'indietro. Eh no, fammelo rivedere, perché all'indietro hai fatto il passaggio. Col corpo completamente storto. Ma non è possibile questa cosa, eh. Forte, raga, è forte, chiude tutti gli spazi per adesso. Ma che schifo è, dai. Niente, non passa la palla, eh. Sta calmo, Simo. Non ti sta riuscendo niente, dai. Autoblocco automatico, eh. Stava già là. Stava già là. Madonna, le prende tutte. Una zero. Per adesso non gira il modulo del socio, per niente proprio. Pure fortunatissimo, dai, ma lì si prende gol sempre. In una situazione così è gol.
A me non riescono i passaggi. Quello è il problema. Perché gli spazi li vedo pure. Premo il tasto, non riesce. Pure lui un tiro, un gol ha fatto. Non è che lui ha detto ha dominato, eccetera. So io che proprio non sto riuscendo. Dai. Vabbè. Vabbè. Vabbè, dai. No, vabbè, dai. Cruyff non sbaglia mai, eh. Quando tiri piano piano, Cruyff non sbaglia mai. È la partita, regà. È la partita, dai. È la partita. È così. Non ho parole. Lì davanti alla porta, Cruyff non sbaglia mai. Se tiri 10 volte, 10 gol sono. Se tiri piano, come ho fatto. Speriamo che mo tiro ancora e entra, perché non vuole entrare. Si rifiuta di entrare. Meno male. Lui adesso si sente anche molto sicuro, perché lo sa che i miei tiri non entrano. Quindi è normale, uno quando vede che l'avversario non entra gioca con più sicurezza. Niente. Non entra, raga. Non è in manuale, è in automatico. Di solito lì entra a fil di palo. Vabbè. Questa in automatico, ragazzi, io la puzza di queste partite la sento dal decimo minuto, la sento, incredibile. No, vabbè, non volevo fa quella, avevo la levetta tutta. Dai. Non dai falli. È normale, quando la partita è così non dai falli. È tutto un contro di me quando la partita è così.
Dai. Beh, al decimo tiro doveva entrare per forza, eh. No. Ragazzi, io vi giuro, ho fatto la crocca, che volevo fare la crocca interrotta, non me l'ha fatta, ha tirato direttamente. Dobbiamo combattere fino alla fine. No, sui piedi, bene, non devi andare per forza. Mannaggia. No. Ma quante volte ho tirato, raga? Quanti rimpalli, quante cose strane. Bello, complimenti, bello. Sto dormendo. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ma dai. Sì, vabbè, 1-1. Dai, la partita era stranissima. Ho tirato 20.000 volte. Mannaggia la miseria. Guarda là! Lui un tiro, un gol. Io 9 tiri. Guarda là. Mamma mia, che nervi quando fa così il gioco. Che nervi. Con qualunque modulo sarebbe successo. Non è colpa del modulo di Ale, che gira pure, tra l'altro, alla fine. Mi toglie 5 punti, mi toglie. Mamma mia, un tiro, un gol. 9 tiri, tutte in automatico le ha parate. Lui era bravo, niente da dire, lui era bravo, ma dovevo vincere. Questa partita la dovevo vincere, non c'è nulla da dire, io questa partita la dovevo vincere. Quindi, come vedete, alle volte anche io non riesco proprio a ribaltare questo fatto dello script. Però la maggior parte delle volte ci riesco, dai, sì. Però alle volte no, tipo questa volta mi sono fatto prendere dal nervosismo e non ce l'ho fatta. Almeno sono riuscito a pareggiarla, eh. Davanti alla porta mi sono mangiato diverse cose perché non mi prendeva i comandi. Principalmente il motivo è quello, quindi... Vabbè, dai, almeno non abbiamo perso 30 punti, ne abbiamo persi 5. Avversario trovato, ragazzi, mi vado a coprire gli occhi. Ok, ragazzi, noi ovviamente rimaniamo così. Questo è il modulo del nostro avversario, con l'attacco simile al mio modulo classico. Andiamo in campo e vediamo che succede. Andiamo in campo, ragazzi. Seconda partita dell'episodio. Cerchiamo di fare bene, visto il brutto pareggio di prima, che poteva essere tranquillamente ad occhi chiusi una vittoria. Neymar si è frizzato, raga. Neymar si è frizzato. Iniziamo male, 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 male. Iniziamo. No. No, non volevo fare quello, mannaggia. Ma che fortuna, come fai a uscire così?
Sembra che c'ho pesantezza nei comandi. Vabbè. Passerà. Passa niente. Anche nella partita di prima, all'inizio il primo tempo non passava niente. Va bene. Mamma mia, che cosa ho fatto con Rummenigge? E manco me lo fa rivedere, vedi là? Elastico inverso. Dai, due. Adesso va un po' meglio, eh. E lo sento, che adesso i comandi vanno meglio. Premo e lo fa subito, immediatamente lo fa. Vedi Super Cancer come fa, li prende bene. Bello. Bellissimo. Non doveva stoppare, secondo me, doveva provarci al volo. Peccato. Pirlo è tornato indietro, mannaggia. Mi piaceva come stava salendo. No! Bello schifo. Ho fatto pure il super calcio per fare sta cagata. Ok, primo tempo 2-0. Primo tempo 2-0. Sempre che nel primo tempo faccio pochi tiri, esplodo nel secondo tempo, non lo so perché. Dai. Dai, su. Non è male lui come avversario, skilla pure. Abbiamo visto. Attenzione, un cambio.
Peccato, di solito se ne va così Rummenigge, eh? Oh, attenzione. Ah, bravo, ho capito che volevo fare. Ai, mannaggia. Sì. Palo del portiere, stava già là, non l'ho neanche mosso. Era distante. Di solito lì però quando si è vicini, come ho fatto io e poi non è entrata, eh. Di solito entra. Quando si è più vicini al portiere, si tira così. Oh. Oh, c'era l'uomo, dovevo guardare, dai, dai. Troppo prevedibile, dai. Ma perché la fa così piano? Chiuso. Cambi, cambi, cambi. Là sicuramente Ronaldinho, qua Maradona, qua Kylian, poi possiamo mettere Gravenberg, c'è anche Kudus volendo, al posto di Cruyff, no però Cruyff per adesso rimane, Virgil che è stanco e ci siamo. Dai. Perché me l'ha succiato a Maradona? Eh sì, meno male. Cioè, raga, io sono andato davanti con Vieira, me l'ha switchato a Maradona. È una cosa che devono sistemare. Non esiste switching automatico sui cross, cioè. No! Una cosa del genere. Ci ha provato grave, ma lui c'ha la botta ogni tanto, è come Pirlo, bisogna provare.
Dai, dai, dai. Ultimi 10 minuti, mettiamo le tacche giù. Siamo avanti di 2. Stavolta non ha switchato. No. Madò, raga, che fortuna che ho avuto, eh. Qua situazione un po' scriptata. Lui doveva segnare qua, eh. Doveva segnare, a volte è contro, a volte è a favore, come vedete. Chiaramente, quando è contro fa incazzare, quando è a favore non fa incazzare, è ovvio. Che mi devo incazzare qua, è ovvio. Però è comunque una me, cioè, non mi fate dire brutte parole, però non è una bella cosa, cioè, lì doveva segnare. Finita 2-0. Doveva essere almeno 2-1, però, eh. Lui ha giocato bene, molto forte, secondo me ha tirato pure in porta meno di me, però in totale ha tirato più di me, perché lui ha fatto 6 tiri ma 3 in porta, io 4 tiri, 4 in porta. 7 punti. Andiamo a vedere. Quindi abbiamo recuperato quei 5, abbiamo fatto più 2. È un divisione 2 ex divisione 1. Comunque era bravo, eh. Avversario trovato, ragazzi, mi vado ovviamente a coprire gli occhi. Vediamo un po'. E ragazzi, noi rimaniamo così, ovviamente. Questo è il modulo dell'avversario. Andiamo in campo e vediamo che succede. Ok, ragazzi, siamo in campo. Terza partita dell'episodio. Terza partita col modulo del socio. Il socio più socio che c'è. Dai, dai. Vediamo un po'. Fuori gioco. Però il liscio di Viera è stato brutto, eh. Beh, sì, era oltre, raga. Era oltre completamente. Infatti per quello stava così libero, perché era oltre. No, e dai. No, non volevo andare lì. Dai, calma, Simo.
Mettila. Dai, 1-0. Dai, 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 dai. Manuale. Via. Paratone. Dai, 2. Dai, dai, dai. Gira, gira. All'inizio la partita era un po' così, un po' scriptatina nella prima partita, per quello. Oh, cavolata. Bello il manuale. Beh, devi battere il portiere, non è che io ti faccio passare così. Ho capito che volevi andare sull'altro palo perché tu avevi capito che io usavo il portiere in manuale. Via. Peccato. Bello. E sono 3. Fallo. Niente. Gullit, tanta roba col Gullit. Parata anche questa in manuale. Non si passa, non si passa. Via. Dai. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. E non c'è fretta. Facciamo scadere 2 minuti. Primo tempo. Andiamo al secondo. Dai, dai. Signore e signori, vi informiamo che la radio cronaca dell'incontro è trasmessa sulle frequenze della radio ufficiale del club. Ma no, sta avendo problemi a metterla dentro. Vabbè, ha fatto doppietta, però di là di solito segna. Di là il Sor Cruyff di solito boom la mette dentro. Invece forse ho tirato, no, forse ho tirato forte. Dovevo tirare piano, è vero. Ho tirato forte. Avrei dovuto tirare piano. Peccato.
mi è andato. Riuscirò a prendergli anche questa? No. Stavolta ha azzeccato il lato. 3-1. No. Devo giocare solo agli uomini vicini, eh. Vicino, vado all'uomo vicino. Bello. Dai, dai, andando agli uomini vicini. Vedete, ho visto che i passaggi lontani non andavano. Ho cercato gli uomini vicini. Fin quando non sono arrivato in porta. Peccato. Bello. Bello. Bellissimo, bellissimo. 4-2. È forte, raga, è molto forte. So io che sono stato, diciamo, veloce a fargli subito quei 4 gol. Però adesso si sta risvegliando. Bella miseria, dai. Manco piano piano è entrata stavolta. Che schifo di passaggio. Dai. No. Sta stanco Messi, non ha fatto cambi. Appena esce fuori si fanno dei cambi. Complimenti. Via. Via. Bello, bell'anticipo. Sono stato io molto lento a non capire.
Vai, 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 vai. Portiere. Finita, 4-2. Spaziamo e ci andiamo a prendere i punticini. Tripletta di Cruyff che si porta il pallone a casa, attenzione. Cioè, io di solito con 8 tiri faccio 4 gol, vedete? Ecco perché poi quando faccio 9 tiri un gol mi incazzo. È normale, è normale. Allora, andiamo a vedere un attimino il player. Si trattava divisione 2, ex divisione 1. Attualmente la classifica ancora non si è aggiornata, sono 1948, quindi praticamente sono 257esimo. Avversario trovato, ragazzi, mi vado a coprire gli occhi. Questa probabilmente sarà l'ultima partita dell'episodio. Allora, ragazzi, noi rimaniamo così. Questo è il modulo del nostro avversario. Andiamo in campo e proviamo a vincere anche questa. Siamo in campo, ragazzi, ultima partita dell'episodio. Cerchiamo di fare bene anche in questa, dai. No, piano a Neymar. Maledetto, ma perché? Una zero, dai. Dai, 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 dai. Oh. Che è là? Che è? Facile. Dai. Non ho visto Cruyff. L'ho visto dopo. Non ho visto Cruyff. Bene, che importa, lo potevi mandare. Dai, dai, portiere, dai, dai, portiere, bravo. Bravissimo, bravissimo, bell'intervento. Dai, dai, dai. Bello. L'ho visto, l'ho aspettato, si è inserito, l'ho premiato e lui ha premiato me con questo gol. Dai. No, meglio. No, a Rummenig un po' di problemi nel dosaggio della forza, eh. Schifo. Schifo. Via, 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 via. Ottimo.
Fuori. Bello schifo. Chiudi, via. Ma no, l'ha presa. L'ha presa. Sto pensando se con questo modulo forse lì al posto di Cruyff è meglio Digne. Sto pensando, perché c'ha i piedi migliori, segna di più, oppure due opportunisti come fa Ale. Non lo so. Però Cruyff, come si fa a togliere Cruyff? Che quello è Cruyff crocchettato. Facile. Madonna, vedi? E poi dici che lo devo... Come faccio a togliere? Fa sempre gol, va. Pure la scorsa partita è una tripletta. È intoglibile, dai raga, non si può fa. Pure che ogni tanto sbaglia i passaggi, eccetera, non si può togliere. Via. Rimaniamo attacche giù finché non fischio, ovviamente. Fallo. Fallo, fallo, fallo. Dai. Con calma finché non fischia, eh. Portiere, si spazza e finisce il primo tempo. Finito, eh? Gli fa fare l'azione? Ok, ok. 3-0 al primo tempo. Andiamo al secondo. Molto bene, eh? Molto bene il modulo di Ale. Poi chiaro, dipende sempre un po' da chi lo utilizza, raga, quello sì, però... E secondo me Cruyff qui, cioè, ogni tanto sbaglia, però quanti gol, mamma mia. Secondo me ci sta Cruyff lì. Dai però, dai. Alcuni cambi. Viene sostituito con il numero 21, Griezmann. No, attenzione. Non è facile qua però, stavo pieno di uomini. Vedi, sbaglia queste cose Cruyff. Per quello prima mi è venuto da dire forse è meglio Digne. Però poi quando ti fa tutti quei gol, quelle cose assurde, allora dici no, va bene. Sbaglia i passaggi ogni tanto, ci può stare. Cioè, poi per questo anche mi dico scusa Cruyff, non lo dico più che ti tolgo.
no, credo che era gol. Si è messo già là. Io ho voluto fare sto sensazionale. Ogni tanto lo provo. Stile Ale, perché pure lui ogni tanto lo prova. Così proprio gli facciamo l'omaggio completo. Allora. Vabbè, dai, per il resto va bene così. Vogliamo provare Digno là, vediamo come gira, dai. Ma poi non l'ho. Eh no, poi al posto di Neymar giustamente chi metto? No, non si può fare. Proviamo con Bapelli. No, l'ho messo lì. E allora mettiamo la doppia punta, dai, mettiamo l'imperatore Adriano. Tutti e due opportunisti. Vediamo che fa. Senza Crocca. Lo so. Dai. Lo uso quando voglio fare cose di testa, sponde, tenere il gioco alto. E che bestia, beh. No, fuori gioco di Adriano. Peccato. Poi col sinistro spacca la porta, eh. No. Madonna. Che stava mettendo Adriano? Quando Adriano si tira subito, perché c'ha bam la botta. No, non è fuori gioco. Col braccio, ma il braccio non è la spalla, dai. Non era fuori gioco, non era. Spacca la porta. Centrale col destro, meglio col sinistro lui, infatti lo devo mettere al contrario, però dai, ormai è andata. Occhio all'imperatore. Occhio all'imperatore di esterno, mamma mia. Vai Adria. Lo sto cercando di far segnare in tutti i modi, ragazzi. Dai. Quando lo metto e lo prendo a sfida, che lo devo far segnare. Di solito ci riesco, però
Stavolta mi sa di no. No, beh, era una finta di tiro, ma non me l'ha presa, ha tirato. No, ha lasciato. Ha lasciato, dai. Lo faccio segnare Adriano, lo faccio segnare, attenzione Adriano! ragazzi, per ridere ovviamente. È normale che se lascia il pad lo riesco a far segnare. Finito. Finito. Però Adriano ha segnato, Adriano ha segnato. 7 punti. Arriviamo a 1955. La classifica si è aggiornata da un minuto, quindi mi sa che non abbiamo fatto in tempo a prenderci, cioè, la posizione, quindi dobbiamo aspettare mezz'ora. No, andiamo a vedere manualmente. Vediamo. Abbiamo detto 1955, abbiamo detto sì. 1955. Siamo corti qua, cioè siamo 233esimi, 233esimi. Comunque siamo abbondantemente in top 200. Andiamo a vedere ovviamente che tipo di avversario era. Un next top 1000. Comunque la matchmaking in due occasioni mi ha dato due top 1000. Però in generale in questo episodio bisogna dirlo abbastanza clemente il matchmaking. Meglio così. Sicuramente mi metterà in difficoltà gli ultimi giorni. Quello è sicuro. Beh ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che ne pensate delle partite che avete appena visto. Come già detto, appena arriviamo a 80 mi piace vi mostro le mie istruzioni di questo modulo, del modulo del socio Ale Benny. Se invece volete vedere le sue, andate sul suo canale, lo trovate taggato nel titolo. E ovviamente fatemi sapere nei commenti se vi piace questo modulo, se lo state provando, se già lo conoscevate, eccetera eccetera. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Timo Play. Bella ragazzi! To my actions, magic in my eyes.